Ti faccio vedere, Timmy. Fammi vedere, Giacomo. Dove andiamo oggi? Andiamo su. Siamo a Champoluc. Dove? Ma io ho visto che là ci sono tre creste, una più bella dell'altra. Andiamo, andiamo lassù, dove sono quegli impianti. Ma che figo. Quelle creste, Timmy, quella è Testa Grigia. Là, l'inverno ci vai, se sei alpinista. Costanza! Lì c'è la Cicci e Leo. Giacomo che è la nostra guida. Ciao. C'è Marco, la Roby. Ovviamente siamo a Champoluc. E ora dovrei far... Che sport si può fare? Oh. Sto veramente carato. Andiamo a biscottino, ragazzi. Giorno. Dopo magari passiamo. Abbiamo mangiato ieri sera. Giacomo, adesso voglio tutti i dettagli tecnici. Allora, che sentiero facciamo? Dove arriviamo? Dislivello, chilometri totali? Al crest. Oretta di cammino. Oretta di cammino? Dislivello non lo so. Dislivello non lo sappiamo. Dove vedi all'occhio, tira il pezzo di tira di più. È arrivato un momento, ramponcini. No, li ho già messi. E si sale di qua. Dovresti sentirti molto confident anche a camminare sul ghiaccio. Sì, sì, infatti. Assolutamente, non ho una figata. Se volete cominciare ad andare, io ero figurati. Facciamo cose sconsiderate. Allora, qua la guida Giacomo ci vuole far attraversare una pista da sci. L'unica cosa che ti può far divertire. Ok, noi dobbiamo andare lì. E qui la gente scia. La roppia! Siamo sopravvissuti. Boom! Dai, dai, dai! Dai, Cicci! Mega sassone. Rifugio del Crest dovrebbe essere o quello lì con la bandierina o quello accanto con quella croce, col piccolo campanile che spunta. Quello è Marco. Noi però ora... E la Cicci lo sta raggiungendo. Questa è proprio una cosa da ciao, però, vero? E quello lì è il Testa Grigia. Quello lì. Allora però io direi di proseguire qui e passiamo sul Crest basso. Sì, sì, andiamo. Esserci parolacce, Giacomo. Quindi non è opportuno camminare su questo manto. Dunque, adesso io vi propongo questa cosa. Io vorrei tirar dritto andando verso quella montagna, andando ad un paese più avanti dove stanno le marmotte. Di qua, andiamo a vedere le marmotte. Ora, qui è tutto pulito, quindi camminiamo un po', vediamo come diventa il percorso. Se diventa difficile, si torna indietro. Considerate che arrivare là è pulito, si può fare una passeggiata anche da lì. La Cicci ci faceva notare che questo è il cervino. Questo è il cervino. No, questo qua sono i Pokémon. Allora, una delle poche costanti delle nostre escursioni è che non siamo mai tutti adeguatamente preparati. Giacomone, qua c'è qualcosa di aperto o tutto chiuso? Allora, qui loro... No, ma qui ora conviene, qua a sinistra si va via rifugio, dove dobbiamo finire. E noi invece andiamo dritti e poi torniamo indietro. Però, secondo me, mo qui senza ramponi adesso diventa più pericoloso. No, no, ci divertiamo. Come succede in alta montagna, bisogna abbandonare i compagni e noi continuiamo. Ma qui dove già l'abbiamo attraversato l'altra volta, Giacomo?
Ah, lì dietro ci dovrebbe essere lo Zerbion. Giacomo ci fa sempre attraversare sulle piste. Al Pinter? Siamo arrivati alla base del Testa Grigia, che sto montagnone qua. Pochissimo. Ma Roberta ti ha scritto? Non lo so, io... Costanza? Non rispondo. La chiamo se volete. Senti un po' se sono arrivati a tre. Sì. Per favore. Così ci regoliamo. Qua c'è Marcolino. Qua c'è Giacomone. Adesso dobbiamo tornare giù di qua. Hai visto l'agilità? Mamma mia, sei bravissimo. Sono più bravo o più bravo? Sei nettamente più bravo. Adesso stiamo arrivando alla fine della nostra passeggiatina, poi ritorniamo indietro e al rifugio ci aspettano la Co, la Roby e la Polpetta. Secondo me ce ne sono 5. Addirittura? Sì. Perché ce n'erano due in paese senza il sole e qua c'è il sole. Allora, questo qua è il Testa Grigia. Bella camminata, sono 6 ore. Diciamo. Quello vicino al Testa Grigia, Giacco? Non lo so come si chiama. Quello lì, quello detto... piccolo è il Colle Pinter, quello non so se sia, non è quello, quello accanto. E dietro ci sono i laghi? Ci sono sopra i laghi Pinter e dietro i Perrin. Allora, Marco, Marco ha gettato la bacchetta della Cicci là. Non è che l'ho gettata, l'ha gettata appositamente. L'ha fatto per dare un po' di pepe. E ha detto, io non gliene compro più nessuna, Giacomo deve andarla a recuperare. E così stiamo facendo questa cacata. Ah, ok. No, non si può solo dire. Aspetta, vuoi una bacchetta qua per infilarla? Lo dico dopo, dove la infiliamo, a Marco. Non ho mai visto tanto eroismo. Chi magari date cade. La bacchetta, per favore. Sto. Grazie. Ok, bacchette prese. Ora ciao. Marco, ti sei risparmiato questi soldoni e il nostro eroe sta tornando su. Soprattutto ci hai regalato una grande avventura. Io non ti do neanche una mano. No, tu devi documentare. Certo. No. Però posso dire una cosa, se fossi caduto avremmo fatto più views. Vabbè. Ale, grazie. Guarda quanta amicizia, quanto eroismo. Marco, dopo aver perso l'asticella della Cicci, la bacchetta della Cicci, aveva anche deciso di rompergliela. Ora stiamo andando al Vieux Crest a Magny. Quello lì è sempre il Testa Grigia, qua c'è la pista e poi mangiamo in quel posto là. Dovremmo di nuovo attraversare la pista. No, non siamo in pista. Giacomo voleva andare qua. Giacomo non sa se questo è il nostro rifugio. Al massimo è poco sotto, dice. Quello è Shampoo Look e quello lì è il rifugio. E quello lì è Marco. Qua gli ho mezzo chiuso. Qua no? Ho stesso cartello.
noi se non facciamo la cagata agli ultimi 100 metri, infatti è quello lì il rifugio, siamo contenti. Siamo arrivati anche abbiamo noi. Abbiamo fatto un percorso bellissimo. Bravi. Lasciamo fuori questi? Lasciamo fuori, no? No, ma dentro si possono lasciare. Di ingressino, lo lasciamo. È un bivacco senza assolutamente nulla. Ma devo mettere il lardo sotto. Oh, scusa. No, 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 non può averlo fatto. Qua si ma poi faccio vedere la foto zia Cosa. Guarda che rischio. Ecco, se lo facevi cadere arrivo sarà mia. Matte, mi sarebbe bene. Marco, ma com'è questo litro e mezzo di liquore? È la pinta di Calimero, è stata buttata. Ascoltiamolo zio Paco. Dici. Devi chiedermi prima di mangiare il ghiaccio. Cattiva, questo fa schifo a questa neve che è una neve cattiva. Oh, tiro il ghiaccio. Golden hour è quando c'è questo momento in cui qualsiasi foto viene uno spettacolo. Fin dove seguiremo la nostra guida, Giacomo? Spera fino in paese. No, io la seguirei fino in capo al mondo. No, in capo al mondo no. Cioè tu non faresti il Mongol Rally con lui? No. Che ti indica la strada? No. Abbiamo trovato queste due signore di Milano, una di Monza e una di Milano, che ci hanno chiesto di scendere con noi siccome non si sentivano sicure della strada, e quindi stiamo scendendo con loro. In montagna o anche nei cammini è sempre importante non lasciare mai indietro nessuno, mai, sia per un aspetto di rischio sia per un aspetto psicologico, perché poi la gente va in difficoltà anche per le minime avversità. Antiparadiso, lo scrivo sul curriculum. Perché no? Roberta, andiamo a vedere gli alpaca. Io ho già usato il mio pony. Cioè io ho degli amici veramente pessimi.